Per cui, fatemi una domanda mentre cerco una roba. Scusate, sono sempre io, ma ormai ci ho parlato un po', lo imbecco. Dal 2000 al 2008 hai smesso di suonare, no? Nel 2000. E nel 2000, mandando anche a puttane, scusa il termine, un contratto molto importante, no? Mandando a cagare band, un po' da... Cagare, perché in realtà... Cioè, chiudendo comunque un rapporto lavorativo importante, considerando che poi avevate contratti molto... Sì, c'è un contratto importante, noi eravamo in Warner, a quel tempo avevamo avuto un rinnovo di contratto importante, perché si parla di... Era stato stipulato prima l'arrivo dell'euro, per cui dopo con l'euro raddoppiò, ma si parlava di 1,5 miliardi per 3 album. Comunque. E nonostante tutto, a un certo punto chiudi. Chiudo perché io sono una testa di cazzo e di conseguenza non c'era più il movente, secondo me, ma se ne è parlato spesso con Simona e Rossano, eravamo diventati un'azienda. E a me questa cosa mi sballava la testa, non c'era più il divertimento, c'erano i dischi a tavolino, c'erano i contratti, gli sponsor, a me questa cosa mi spostò un po'. Allora, innanzitutto una botta così di successo, se non sei pronto, un po' ti sposta la testa, è inutile fare gli eroi, è normale, perciò mangi tutto, fumi tutto, trombi tutto, fai tutto. E poi a un certo punto però ti manca un po' gli appigli giusti. Probabilmente non abbiamo avuto neanche le persone giuste intorno, perché è un ambiente che devi conoscere bene. Tutti gli artisti quando partono dopo qualche anno hanno una grande causa con il manager, con l'editore, perché in realtà quando vai a firmare un contratto non vale niente, accetti tutto e poi a un certo punto scopri che qualcuno sta guadagnando i tuoi soldi, che hai firmato dei contratti editoriali che andranno da qui al 2100, che ci sono tutta una serie di situazioni a quali non eri stato messo al corrente, e generalmente non vieni messo al corrente in maniera truffaldina. È vero, non vale niente, per cui sei disponibile a firmare tutto. Questa cosa la paghi, infatti, che sia Jovanotti, che sia la Pausini, che sia gli ultimi di Rotta su Cuba, tutti. Verso il secondo, terzo album inizia a confrontarti con la gente e ti iniziano a dire: ah, ma quanto hai ricevuto di edizioni? E ti vai dal manager e gli dici: scusami, ma le mie edizioni chi le ha? Il manager ti guarda e ti dice: le ho io, scusami, perché lei, che quanto mi hai dato in cambio di queste edizioni? No, ma io ho creduto in voi all'inizio, di va di là. Ho capito, le edizioni del primo album di Di Rota ci hai comprato un quartiere intero e non mi dici niente, non mi corrispondi niente indietro. Per cui questo è, non mi ricordo neanche perché siamo entrati in questo girone che vi sto raccontando questa cosa, però comunque all'inizio è complicato muoversi in questa storia. E alla fine sì, io sono uscito da Di Rota, sono stato fuoriuscito, quello sono uscito prima, ma perché secondo me non c'era più quel divertimento, non c'era più questa la gioia che invece abbiamo ritrovato ora nella riunione. Comunque non era più soddisfacente, eravamo una coppia in crisi, ecco. Anche se eravamo in tre, eravamo un rapporto a tre in grande crisi. Non solo personalmente, perché poi cambiano i bisogni, e poi all'interno delle band bisognerebbe sempre tenere presente che siamo un gruppo di incompleti. Ci ritroviamo e questa incompletezza crea un'unione. Se te c'hai l'H2O, se te levi l'idrogeno, l'acqua non viene. Non c'è cazzi, ecco, questo è la band. Il problema è che all'interno di una band, quando ottieni dei risultati come quelli che otteniamo noi, ma le band si sciolgono sempre, come dice Luca Carboni, ma per questo motivo, perché viene presa poca coscienza del fatto che probabilmente singolarmente non si vale un cazzo, e invece il nostro istinto ci porta a raggrupparci e quando trovi una chimica, magari per la musica, poi sulle altre cose non vai neanche tanto d'accordo, può essere, sembra, chi lo capisce? Cioè, non credo che i Red Hot Chili Peppers, piuttosto che ora altre band, non mi vengono in mente, vadano proprio d'accordo in tutto. Però probabilmente se durano negli anni, la prima cosa che tengono presente è che loro insieme, anche il loro scontro, crea un qualcosa che comunque gli fa fare quello che gli piace. Insomma, se pensi gli stessi Red Hot Chili Peppers, un bassista gli piace il funk, il batterista rock, un cantante stonato, e insieme fanno una botta del genere. Loro sono consapevoli e probabilmente oggi ogni successo hanno dovuto singolarmente farebbero delle cose, ma quella chimica lì
non la ritrovano, infatti sono lì che cercano un chitarrista per rimettere dentro, che Jack Frusciante gli mancano tutte le maniere. Ecco, questo è. E noi probabilmente quel tipo di consapevolezza non l'avevamo. Per cui in maniera anche abbastanza ad oggi così, non leggera, però io ho deciso di uscire dalla band. Non c'era più il sogno, non c'era motivo di fare il lavoro, perché io avevo iniziato a fare questo non perché avevo studiato fare questo, ho fatto questo che avevo avuto una botta di culo, perché avevo detto cazzo mi piace questo, il sogno del rock and roll, e volevo quello. Quando non c'era più il sogno del rock and roll era diventato un lavoro al quale io però non mi sentivo all'altezza, nel quale però in qualche maniera arrancavamo con la Warner che ci venivano a trovare ogni due giorni, fate questo, fate quello. Era tutto, non era più come immaginavo. E allora io dissi va bene, ciao. E ho preso un culo. È tutto lì. Allora. Lo rifaresti? Allora, bellissima domanda. Dal punto di vista etico lo rifarei perché ero molto sincero. Ho fatto quello che era giusto. Tutt'oggi se lo vedo nella mia biografia passerò da quello giusto quando ho fatto questa scelta, perché comunque era vero. Quello che diceva era vero, non c'era più sogno, non c'era più rapporti, i pezzi venivano scritti male, si faceva un lavoro che non era bello, non c'era l'energia bella. E questa cosa era dettata dall'insofferenza interna di una situazione e dall'inconsapevolezza anche della fortuna che avevamo avuto. Questo sicuramente, da quel punto di vista. Dal punto di vista lavorativo non lo rifarei, perché non è giusto dare un calcio alla fortuna. Cioè al momento che ti capita una cosa del genere, io a mio figlio trasmetterei, no, ti è capitata una cosa del genere, rimani dentro e fai la guerra, dato che hai avuto l'idea e tu pensi che questa cosa non sia giusta, rimani dentro e fai la guerra dall'interno per cambiare questa cosa. È anche brutto e comodo attribuirsi il ruolo di quello che ha capito e levarsi dalle palle. No, rimani dentro, gli direi, ti fai il culo, litighi tutti i giorni fino a che non porti l'altra parte della band a pensare quello che pensi tu. In qualche maniera trovate di nuovo questo incastro, magari anche di scontro, ma che crea qualcosa. Perché venire via, sì, mi ha fatto tanto supereroe, però dall'altra parte ha portato problemi per me, un bagno di sangue per tutti e tre. Perché comunque è finito il film per tutti a quel punto, perché si era interrotta la chimica. Non perché ero venuto via io, perché si era interrotta una chimica, mancava l'idrogeno, mancava un punto, casino. Perciò ci sono le due cose che probabilmente potevano avere una giusta via di mezzo. Poi sai, sei giovane, sei un po' così, è lì il carattere. Il carattere, io non sono una persona che ha le mezze misure, ora un po' di più, è normale, a 50 anni, sennò sei scemo. Però io lì ho seguito quello che mi sembrava giusto. Però non sempre quello che ti sembra giusto è giusto poi. È un punto di vista solo, era il mio punto di vista e basta. Allora, che faccio? Questa mi piace. Allora, questo è un pezzo minore che non abbiamo mai suonato, ma abbiamo suonato qualche volta dal vivo, lo stiamo rifacendo quest'anno. Questa è la versione che noi proponiamo nel disco nuovo che esce, perché facciamo questo disco dove risuoniamo tutto il primo disco, quello che ha venduto in assoluto di più dei nostri lavori. E lo risuoniamo tutto nella versione che facciamo. Infatti questa via sono le tracce live, sentirete un po' di casino dentro di questo pezzo. Però mi piace perché è diverso. Noi nasciamo un gruppo funk, ma in realtà di funk non abbiamo una mazza, perché armonicamente giriamo tanto, giustamente mi faceva notare lui. Non lavoriamo mai su dei pedali fisti, ostinati, il famoso mi minore che ti pianti lì, molto funk, che però dall'altra parte, se non lo sai fare bene, è anche molto riduttivo, perché quando entri in qualsiasi locale, qualsiasi gruppino, fa la jam in minore col groovino funk, è stato un cazzo dopo un minuto, perché non sei Prince, cioè c'è una via di mezzo strana. Però questo pezzo era abbastanza funk e non lo suonavamo così dal vivo, cioè non l'abbiamo fatto così nel disco, nel primo disco, però mi era rimasta la voglia, perché io quando l'avevo proposto, mamma mia, 25 anni fa, era così. E a questa girata mi sono levato la svista e ho detto chi se ne importa, tanto non è un singolo, posso cambiare, posso fare quello che mi pare, e lo cambio. Non lo so, la voce io la abbasso un po', perché almeno così sentite che senso ha il pezzo, perché ovviamente gira su un po' meno accordi di quelli che di solito usiamo.
Bene. Sì, sì, ora mi sono alzato, c'è un volume fotonico. Va bene. Vai. Mettiamo anche il volume. Sicuramente, a parte i pali che prendo, ma che mi diverto, no? Perché uno fa una roba così e sicuramente per un bassista è divertente.